Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi mostro tutti i miei regali e autoregali di Natale. Quindi mettetevi comodi, preparatevi una buona e calda tisana perché qua le cose, insomma, andranno per le lunghe. Allora, io partirei innanzitutto con i regali di mio marito, che adesso vi faccio vedere, che sono veramente tanti. Allora, se vi ricordate, nella mia wish list natalizia c'era questo profumo e quindi lui me l'ha comprato e mi ha preso un Bois Vanille di Serge Lutin. Ovviamente io in questo video non vi descrivo i profumi perché ne ho ricevuti una marea, ve li faccio solo vedere poi a tempo debito nei vari video, insomma, dedicati. Io non so come mi devo mettere per farveli vedere bene perché non capisco perché c'è sto riverbero. Vabbè, comunque questa è la boccettina e quindi è arrivato questo profumo buonissimo alla vaniglia. È uno spettacolo, sono rimasta incantata perché io questo non avevo avuto modo di sentirlo, di annusarlo. Poi, siccome conosce il mio amore immenso, che non si può neanche misurare per la città di Parigi, per la Francia in generale, ha visto questo portafogli con questa stampa meravigliosa di Parigi. Questa è la scatola del portafogli e mi ha regalato anche questo. Io in realtà ne avevo bisogno perché, come dicevo pochi giorni fa, non mi ricordo a chi, io i portafogli li distruggo. Cioè io più di un anno e mezzo con un portafogli non riesco a fare, non capisco perché, proprio li disintegro e quindi devo cambiare spesso portafogli. E non mi ricordo come si chiami questo brand, mi pare che si chiami Yes Bag o qualcosa del genere. E comunque il portafogli è questo ed è bellissimo, con la Tour Eiffel. Poi tra l'altro è proprio molto 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 capiente e mi piace. Io adoro i portafogli grandi, comunque li prediligo perché sono più spaziosi, posso mettere più cose dentro, quindi felicissima di aver ricevuto questo portafogli. Poi, se vi ricordate, anche queste facevano parte di quella wishlist e quindi mio marito mi ha preso anche le cuffie Bluetooth. Sono nere, sono semplicissime, della Sony. E insomma non vedo l'ora di utilizzarle, non le ho ancora provate perché dobbiamo fare tutte le impostazioni, quindi sono wireless, bluetooth, insomma vedrò, 35 ore di autonomia, non vedo l'ora di utilizzarle. Poi è arrivata anche questa, oh mio Dio, aspettate che lo mettiamo dritto, questa confezione di Lancôme della linea Trésor La Nuit, con dentro è bellissimo. Allora c'è il profumo e il doccia schiuma e il latte per il corpo, stupendo. La boccetta poi di Trésor, che ve lo dica, fa, aspettate che vi faccio vedere, è bellissimo, super chic, mi piace un sacco e quindi felicissima. A parte che questo profumo, insomma, lo corteggiavo, mi piace moltissimo e quindi grazie amore mio. Ma i regali non sono finiti perché qualche giorno fa, prima del Natale, avevo visto da Decathlon nel reparto dedicato alla caccia, avevo visto un felpone, aspettate, forse c'è troppa luce, no vabbè, avevo visto un felpone e poi alla fine non l'avevo preso. Lui è tornato da Decathlon e me lo ha preso. Io adoro, scusate, ma io adoro. È un felpone che fa anche da, cioè più che altro da giubbino, quindi con la camicia di jeans sotto, è troppo carino. Guardate, c'ha questo bel tascone qui con l'arricciatura sotto, i taschini, è bellissimo, è super caldo, è quel pile meraviglioso di Decathlon, così in stampa camouflage, che a me piace molto. Mi ha preso una XS, mi pare, o una S, adesso non ricordo che taglia sia questa. Dunque, aspettate, una S. E mi sta perfetta, anche perché queste devono andare anche un po' morbide, ecco infatti la S. Ed è caldissimo e mi piace un sacco, quindi grazie amore.
per avermelo preso. Ti sei ricordato che mi piaceva? Non sopporto questo cambiamento di luci, è una cosa allucinante. Allora, adesso proseguiamo. Dunque, la mia amica Teresa, e io spero di aver portato su tutto perché lei è stata la prima che mi ha mandato un pacchetto in cui ha messo regali di Natale, regali per il mio compleanno però un po' più avanti. E spero di aver messo tutto. In questo pacco c'erano anche dei pensieri per mio marito. C'era anche un barattolone di miele biologico buonissimo che stiamo mangiando, quindi grazie Teresa. E quindi poi c'era un biglietto stupendo, ovviamente io i biglietti non ve li faccio vedere, vi faccio vedere solo i regali, quindi un bacione a Teresa, grazie, grazie, grazie per questi pensieri, per il tuo affetto. Allora, dentro questo pacco c'erano questi tre DAV che da me, quantomeno da me, sono semplicemente introvabili. Allora, il primo è questo che è praticamente con il cacao e i fiori di ibisco. Io da me questo non l'ho mai visto, quindi sono felicissima. Io non lo so che succede oggi con la luce. È una cosa insopportabile, scusatemi, però succede questo. Poi l'altro è al melograno, limone e verbena. Non lo so, voi li avete mai visti? Io da me mai, assolutamente. Mentre questo è oddio, non vedo niente. Comunque, agrumato, al limone, l'arancia, eccolo qua. E lei li aveva ricevuti in regalo, adesso non ricordo, comunque li aveva visti e ha detto non puoi non averli. Io qui da me non li ho mai visti. Poi, guardate che meraviglia, dentro c'era una confezione di questa crema per il corpo di Elan alla profumazione tonka e peperosa, della quale, insomma, sapete, chi mi segue lo sa, io adoro il profumo, ho anche il profumo e quindi felicissima di aver ricevuto anche la lozione corpo perché la profumazione è strepitosa e poi guardate la confezione è molto carina, molto molto natalizia e sprigiona un profumo di peperosa da quella confezione pazzesca. Dopodiché c'erano due profumi di Avon, questo che non conoscevo è una linea nuova, Avon Collection, questo si chiama Caramapple ed è un profumo con note di caramello e di mela ed è la fine del mondo, è buonissimo, veramente buonissimo, molto godurioso. E poi questa meraviglia, devo dire, mi è piaciuto moltissimo ed è il nuovo della linea Faraway, se non sbaglio, il Rebel Diva, sempre di Avon, con questa boccetta pazzesca in questo color rubino, elegantissimo, bellissimo. E questo profumo l'ho già indossato, è veramente molto molto buono e tra l'altro molto persistente. E ovviamente io qui non ve li descrivo i profumi, ve l'ho detto, altrimenti il video dura 300 anni. E poi mi ha mandato, guardate, le tre confezioni formato da borsetta di questi tre profumi. Allora, il primo è il Patchouli Indulgence e sono i tre profumi, quelle linee create da nasi famosi, tra i quali c'è anche Oliver Crisp, se non ricordo male. E guardate, questo è il formato, è un formato interessantissimo secondo me per provare i profumi. E poi decidere eventualmente l'acquisto di un formato da 50 o da 100 ml. Poi mi ha mandato Iris Fresh, delicatissimo, vabbè, all'iris avrete capito. E poi questo Magnolia and Fleurs, un profumo fiorito alla magnolia. Sono deliziosi, mi piacciono tantissimo. Quindi, Teresa, tesoro, grazie mille, sei stata veramente dolcissima. Poi andiamo avanti. La mia amica Alexandra, che lavora da Idea Bellezza, mi ha fatto questo pacchetto stupendo con un profumo all'interno, dovuto ad una candela che adesso vi faccio vedere. Allora, Alexandra, un bacione, tesoro, lei è la mia dolcissima amica, dolce tenerissima. In questo momento le mando un abbraccio particolare. Allora, c'è questa candela al mandarino e cioccolato, che ha una profumazione a dir poco paradisiaca. Io non l'ho ancora aperta perché la volevo aprire insieme a voi per farvela vedere. Guardate quanto è carino, è un bicchiere super super natalizio con questa candela meravigliosa che ha una profumazione divina. Poi
C'era dentro questo pacchetto, c'è insomma della marca G-Cube, della quale mi ha fatto provare già un altro prodotto, uno scrub per il corpo. C'è questa mousse detergente per il corpo alla profumazione cheesecake. E guardate il packaging quanto è carino, e non vedo l'ora assolutamente di utilizzarlo. Poi una pallina insomma di Natale, troppo troppo carina, guardate, con il Babbo Natale. Lei ogni anno a Natale me ne mette una, io ne ho delle altre che mi ha mandato lei. Poi sempre di questa linea qui escono un po' di peli perché cipria secondo me ci si sarà infilata dentro. Allora, sempre di G-Cube della linea Cheesecake, questo è un igienizzante per le mani, proprio profumato alla profumazione di Cheesecake. Oddio, troppo troppo carino. E poi, vabbè, il biglietto, ovviamente ogni pacchetto aveva il suo biglietto, ma quella è una cosa mia intima, personale, quindi non la mostro. Mi ha messo un po' di campioncini di Collistar, e questi sono gli attivi puri. Poi altri attivi puri, sempre di Collistar, in formato così in bustina. E poi sempre attivi puri. E non vedo l'ora di utilizzarli. Guardate, questi sono i sieri. Quindi grazie Alex, regalo bellissimo, sei sempre dolcissima. E quindi ti mando un grossissimo bacio e grazie tesoro. Passerei al regalo della mia amica Patrizia, che mi ha mandato delle cose strepitose, utilissime soprattutto. Ha pensato al discorso università e quindi mi ha fatto questo regalo. Ecco, capelli, mi piacciono proprio oggi, sono tutti elettrizzati. Mi ha mandato questo regalo pazzesco. Allora, questa agenda. Oddio, a parte che è stupenda da vedere, bellissima, proprio bella, bella, bella. Questa è un'agenda 18 mesi. Guardate che meraviglia, è stupenda, tutta super colorata. Adesso vi faccio vedere. Ed è utilissima, quindi 2020 arriva fino al 2022. Ed è super colorata. Guardate qua all'inizio. Ci sono anche, aspettate che me li vado a cercare, degli stickers per esempio con i quali abbellire, insomma, puntualizzare delle cose a mano che segno, diciamo, degli appunti. Ed è stupenda, è bellissima, è ricca. Poi ogni fase, ogni mese è, guardate, scandito da queste immagini bellissime, anche con dei. Con dei pensieri particolari. Guardate qui che meraviglia! È bellissima, veramente super super utile, con tantissime pagine anche spaziose su cui poter scrivere appunti, scrivere pensieri. Mi servirà sicuramente tantissimo, la userò tanto, la userò tanto. Io adoro queste agende così, quindi un regalo veramente super super utile. Ma non è finita qui, perché mi ha regalato anche questi post-it, insomma, guardate quanto sono belli, super super colorati, utilissimi anche questi, e poi meraviglioso un quaderno in cui poter annotare qualunque cosa, soprattutto i miei pensieri. Io le stavo dicendo l'altro giorno che amo scrivere, amo annotare così considerazioni, pensieri, e quindi ne ho diversi di questi quaderni, per cui lei mi ha proprio letto nel pensiero e quindi sono super super contenta di questo regalo, anche nel caso di Patrizia, un bellissimo biglietto che conservo, e quindi grazie tesoro, un bacione. La mia amica Mary mi ha fatto pervenire, eccolo qui, questo bel pacchetto, e lei dentro ci ha messo il mondo al suo solito. Allora, perché lei riempie questi pacchetti, tutti carini carini. Allora, dentro questo sacchettino meraviglioso, guardate, allora, no, scusate. Allora, la mia amica Patrizia, vabbè, mandorle e cioccolata qui sul tubo, la conoscete tutti. Se insomma non la conoscete, andate a farle visita sul suo canale Mandorle e Cioccolata. Invece la mia amica Mary, della quale vi sto facendo vedere i suoi regalini, ha anche lei un canale.
qui su YouTube, Vaniglia Chic. Mi raccomando, andatela a trovare. Allora, dentro questo sacchettino di Yves Rocher ha messo il mondo. Allora, dunque, sono tutti i prodottini di Yves Rocher. Questo è una lozione, sì, per la pelle molto molto secca. Poi questo anti-pollution, ok, questo è uno sciampino molto molto carino anche questo, che non vedo l'ora di utilizzare. E poi della linea Purity, questa è una maschera appunto purificante. A parte che i packaging sono strepitosi, questi di Yves Rocher, con queste confezioni mini molto molto carine, mi sa che mi conviene non avvicinare nulla all'obiettivo, così riuscite a vedere meglio. Poi, vabbè, bigliettino. Poi c'è questo prodotto di Cien ed è il siero della linea Hydro Effect. Poi, qui la cosa è molto lunga. Poi, dentro questo sacchettino ha messo, allora, abbiamo questo rossetto glitterato di NYX della linea Glitter Goals ed è una colorazione tipo un bronzo metallico stupendo e si chiama Crystal Crush, bellissimo. E poi, aspettate che vi faccio vedere, ha messo, oddio che meraviglia, sono tre rossettini liquidi. Guardate, tre mini size di questi rossetti liquidi di NYX in tre colori strepitosi. Sono un rosso, proprio rosso rosso, un color mattone e un nude e non vedo l'ora di usarli, sono stupendi. Poi abbiamo, e non vedo l'ora di provarlo, un campioncino del nuovo Thierry Mugler Angel Nova. Poi tutta una serie di campioncini che mi ha messo dentro questo sacchettino. No vabbè, sono stupendi. C'è anche un profumo e questo è il Patchouli Rose di Reminiscence e tantissimi altri campioncini qui dentro, anche questo golf di tutto tondo. Insomma, questo sacchetto, guardate, è pieno zeppo di campioncini. Poi mi ha messo una maschera per gli occhi, guardate che carina, poi una maschera per le labbra e questo è un campioncino del fondotinta di Clarin. E anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo, ma non è finita qui, perché guardate la meraviglia. Questo è un profumo di Yves Rocher, si chiama Amour des Minutes. Ed è una eau de parfum che adesso vi faccio vedere, a parte la scatola che è stupenda secondo me, bellissima, elegantissima, ed è della linea Le Collection Parfums. Io questo l'ho già provato perché non ho resistito ed è una goduria pazzesca, ma guardate, la confezione comprende sia il profumo che la crema per le mani ed è buonissimo, profumo veramente, mamma mia, strepitoso. Sulla scia di La Vie Belle, ma buono, buono, buono. Ovviamente ve ne parlerò più avanti. E ha anche una persistenza, una durata incredibile, questo profumo molto, molto intenso. E che dire, grazie tesoro mio. Un bacione, tutto bellissimo, tutto, tutto, tutto bellissimo. Allora, la mia amica Sonia, guardate qua che mega pacco che mi ha mandato. Tutto pieno di brillantini, tra l'altro bellissimo. Anche qui mi ha aperto il mondo, cioè mi si è aperto un mondo, perché guardate che meraviglia di pacco. Grazie Sonia tesoro, madonna, un bacione, grazie grazie grazie. Cosa c'è dentro questo pacchetto? Allora, abbiamo, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, queste sono delle babuccette, delle calze con le renne. Ma non sono bellissime? Oggi le metto, sono stupende. Poi, questo credo che sia un sapone liquido, sì,
per le mani, bellissimo, con l'omino di pan di zenzero. Poi una, credo, crema mani, gingerbread, parliamone, bellissimo, bellissima la confezione. Poi un mascara della linea Chocolate Dipped di Revolution, guardate quanto è bello. Questo è lo scovolino, molto carino. Pensavo fosse, sì, è un po' profumato, devo dire la verità. Carinissimo. Vabbè, anche lei il biglietto, guardate che meraviglia, come l'ha chiuso con le mollettine natalizie, stupendo, bellissimo. Poi non abbiamo ancora finito, dentro c'è anche questo Rose Gold Chocolate, sempre di Revolution. E questa è una, aspettate, una palettina. Guardate che meraviglia. Con questi colori tutti sul rosato. Veramente carina. Mi arrabbio perché ogni volta che registro in questa stanza c'è questo problema della luce. Vabbè, ammazza, guardate qua, di tutto e di più. Poi non abbiamo ancora finito perché mi ha messo il mondo dentro di campioncini, di maschere, ma veramente il mondo. Adesso vabbè, ve le faccio vedere così perché se mi soffermo una per una è veramente impossibile andare avanti. Guardate, questi sono tutti i campioncini, però ci sono anche delle maschere pazzesche. Allora, questa è una maschera, guardate. Poi quest'altra al broccolo, quella era al fungo. Poi questa maschera di Sienna, idratante. Ancora un'altra maschera. E poi tutti i campioncini. Poi, scusate, ma guardate, dentro ci sono anche i Mars e i cioccolatini. E poi, dulcis in fundo, questa meraviglia, questo eau de toilette che si chiama Hashish, profumo del quale avevamo noi ampiamente parlato, perché lei me ne aveva parlato, però io le dissi, ma io qui non so se riesco a trovarlo. Lei si è ricordata e me lo ha regalato, a parte questa boccetta che è assurda, bellissima. Oddio, è tutto un programma. È la fine del mondo, comunque di questo ve ne parlerò in un video dedicato ovviamente ai profumi, quindi perché altrimenti qui facciamo notte. E questo era il regalino della mia amica Sonia. Un super bacio! Allora, mia cognata, la sorella di Manu, mi ha regalato questa meravigliosa e molto sobria pochette, bellissima. Con all'interno dei prodotti interessantissimi. Allora c'è un sapone artigianale di Alchemilla. Ecco. Poi un siero all'acido ialuronico, sempre di Alchemilla. Uno specchietto super sobrio, guardate, così. In questa versione maculata fucsia, bellissimo. Adoro, mi piace un sacco. E quindi grazie anche alla mia cognatina che si chiama come me, Carmen. Poi la mia amica Sabrina del canale Miss 73 Woman, che sicuramente conoscete tutti, 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 ma nell'eventualità andatela a trovare sul suo canale, ovviamente. Mi ha fatto un regalo super speciale. Allora, a parte c'era un biglietto e quindi anche quello lo tengo per me, mi ha regalato un Kidult, ma un Kidult molto particolare. Perché la frase che lei ha scelto, insomma, è molto importante. Una vera amica è per tutta la vita. Non importa, se la incontri da piccola o lungo la strada, una vera amica è per tutta la vita. E quindi, Sabri, grazie. Allora, guardate la meraviglia di questo bracciale che ha, guardate, c'ha questa scritta. Appunto, una vera amica è per tutta la vita con gli strass azzurri. È semplicemente bellissimo. Io ti ringrazio, Sabri, tu lo sai. Io ti voglio un gran bene e grazie, veramente.
di cuore. Un bacio grande grande, dolcissima Sabri. I miei autoregali ve li mostro alla fine. Sono sommersa. Allora, beh, mio fratello e mia cognata, cioè, veramente. No, ho guardato un attimo. È tutto pieno, pesa un botto. Allora, ve li elenco. Grazie Stefano, grazie Giulia. Loro mi mandano sempre un sacco di cose. Come devo fare con voi? Allora, di Christian Lenard. Mi aveva regalato quella ai fiori di ciliegio. Adesso mi ha mandato sempre queste Eau Fraîche che sono favolose. Allora, fiori di fico e fiori esotici. Ma guardate che meraviglia, sono stupende. Poi, questo qui, che non so se è sempre di Christian Lenard. Comunque, Energy Fruits è un olio doccia con olio di monoi, olio di argan. Favoloso, non vedo l'ora di usarlo. Poi, sempre di Energy Fruit, questo è uno shampoo senza solfati con alla vaniglia. A parte i packaging, sono stupendi. Poi, sempre di Christian Lenard, questa mousse nettoyant. Guardate, strepitosa. Questa è una mousse appunto per la detersione del viso. Poi, di Bourjois, questo doccia schiuma antistress al burro di cacao, e vi dico che sa di cioccolata calda in una maniera pazzesca, cioccolata pura, calda, vabbè. Poi mi ha mandato questo profumino, l'aveva preso per, anche per lei, mi ha detto lo devi avere anche tu, è troppo carino, ed è uno dei toilette di H&M, il Sunrise. I profumi di H&M sono fantastici. Poi mi ha mandato, sapeva che me li volevo prendere e me li ha mandati lei. Allora, delle Petit Plaisir, mi ha mandato queste Eau de Toilette che sono la fine del mondo. Allora, la prima Eau de Toilette è alla profumazione violetta e macaron. Guardate queste boccette, quanto sono belle. Poi mi ha mandato Vanille Gourmand, a parte che ha questo colore pazzesco, bellissimo, e poi questo Vanille Frambois, hai voglia, e poi in ultimo un altro profumo della linea di Ungaro, Fruit d'Amour, e questa è la versione Gold. Allora, io di questo profumo ve ne devo parlare assolutamente, non in questo video ma prossimamente, perché è strepitoso, e mi diceva mia cognata che su YouTube Francia questo profumo spopola tra le youtubers, a parte la boccetta che è meravigliosa, è una specie di mela ed è bellissimo, ed il profumo è eccezionale, quindi ve ne devo parlare assolutamente. Quindi grazie Giulia, grazie Stefano, regali bellissimi. Regalo della mia amica Daniela, guardate dentro questa scatola bellissima, Dani, un bacione grande grande, meravigliosa creatura. Allora, vi faccio solo vedere, guardate questa carta regalo di Christian Dior, bellissima. Questo è il pacchetto, non vi dico il profumo dove mi ha messo tutta una serie di maschere, cioè guardate che meraviglia, maschere a go-go per rilassarmi, mi ha detto per un momento di coccola, guardate ci sono anche quelle per i piedi, le varie Hydra Bomb di Garnier, questa di Roberts, comunque anche la maschera per le mani e per le unghie, bellissima. Poi un rossetto di Kiko, questo Holiday Gems credo che sia, e guardate che cos'è, ma guardate che cos'è. Allora, questo qui è il packaging, ma parliamone, rossetto iper glitterato, bellissimo, troppo bello, stupendo per le sere di festa e non solo, mi auguro per le sere d'estate. Poi uno smalto Red Carpet di Bourjois, il rosso, proprio rosso elegante per eccellenza.
Poi questa crema mani di Biolis alla melagrana. E infine, dulcis in fundo, questa meraviglia pazzesca, è un latte per il corpo di J'adore. Che ve lo dico a fare? Profumazione stupenda. Guardate che meraviglia, la boccetta. Dani, Dani, Dani. Grazie veramente di cuore, regalo bellissimo. I miei genitori invece hanno mandato un pacco pieno, pieno, pieno di roba da mangiare, che è già quasi finita, tra dolci, ricotte salate, salami, chi più ne ha più ne metta. Dentro hanno messo anche questo, perché mia mamma sa la mia passione per i profumi, conosce la mia passione per la profumazione della mandorla e da Tigotà, giù in Sicilia, infatti questi profumi si trovano in Sicilia, e mi ha detto lo vuoi, te lo prendo? Certo, prendilo, quindi di Zagara Paradiso, che tra l'altro giù io ho anche la versione quella agrumata, insomma, quella ai fiori d'arancio, mi ha preso appunto il mandorlo. A parte il packaging che è bellissimo, la scatola è bellissima e guardate la boccetta che è altrettanto bellissima con questo tappo di legno e col carretto siciliano. E ha una profumazione divina, ma anche di questo magari ve ne parlerò più avanti. Per quanto riguarda i miei autoregali, vi faccio vedere subito cosa ho preso. Allora, Poison Girl di Dior e non l'ho ancora, vedete, scartato, ma questo magari lo faremo più avanti in un altro video insieme, comunque ve ne parlerò, non vedevo l'ora. Questo è molto 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 gourmand, molto goduroso. Poi un classico sempre di Dior, questo è il Dior Addict, questo è Eau de Parfum e io questo l'ho avuto tanti anni fa, però era giunto il momento di riacquistarlo perché questo è veramente un capolavoro. E poi da Neos 1911, ve ne avevo accennato insomma sul video, nel video della wishlist, ho detto o arriva tramite qualcuno, o arrivi tramite me, io questo profumo lo devo avere. Boh, Neos mi ha riempito la scatola davvero di campioncini, roba da provare. Mi ha messo anche questo, che adesso vi faccio vedere, che è appunto una body lotion, le Pleiadi, sì, è una body lotion, non vedo l'ora di provarla, ma ho preso Angel's Dust di Francesca Bianchi, del quale ovviamente poi vi parlerò certamente in un video dedicato. Vi faccio vedere la boccetta, è un formato molto piccolo, ma sono questi i formati dei profumi di Francesca Bianchi, sono dei 30 ml, boccettina molto molto lineare, questo profumo è una favola, quindi sono contentissima, ma ovviamente ve ne parlerò. Dunque, io ho finito, sì, spero e credo di avervi mostrato tutto, adesso devo mettere a posto tutta questa marea di roba, il video è venuto lunghissimo, però preferisco così che farlo in due parti, così passate un bel pomeriggio in mia compagnia. Io ringrazio veramente tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Vi voglio bene, grazie per aver allietato questo Natale. Vi mando tanti 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 baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!